È Franco Scortecci, il neo presidente dell'istituzione giostra del Saracino. La notizia arriva direttamente da Palazzo Cavallo e dalla voce del sindaco Alessandro Ghinelli. Con questa scelta, scrive in una nota, l'amministrazione comunale compie una scelta di alto profilo. Scortecci non ha bisogno di presentazioni, aretino, titolare di attività commerciali che la sua famiglia porta avanti da 4 generazioni. Ha ricoperto ruoli importanti quali la presidenza dell'ASCOM di Arezzo, di Confcommercio Toscana e la vicepresidenza di Unioncamere Toscana. Adesso per lui si apre una nuova sfida. È calata dall'alto, io l'ho saputo anch'io all'ultimo momento perché solo ieri avevo le mie perplessità perché visto il mio passato, la mia storia all'interno del quartiere che parte da lontano, da generazioni da lontano, che la mia nomina creasse qualche difficoltà, qualche preoccupazione. Hanno fatto le verifiche del caso, hanno detto che c'era convergenza di idee, me l'hanno chiesto e non l'ho cercata, però quando la città chiama e poi quando c'è il cuore che ti guida, non ho potuto dire di no. Ecco, il sindaco Ghinelli proprio nella nota che ha diffuso, sottolineando insomma, quella che è stata la sua storia, molto importante, diciamo, sicuramente tornerà utile in questa nuova sfida anche, no? Io mi auguro di poter dare un contributo positivo. Io dico sempre e ringrazio ufficialmente, l'ho già fatto anche per telefono con l'ex che mi ha preceduto, l'ex presidente Agnolucci, persona che ha intrapreso un percorso molto importante, che ha segnato un percorso molto importante che non va buttato via, anzi sarà mia intenzione proseguire in quell'ottica. C'è tanto da fare, andare avanti, mettere qualche mattoncino in più, utilizzare la giostra mi piacerebbe anche per l'esperienza che vivo e ho vissuto quotidianamente dentro un quartiere, del ruolo anche sociale che devono e possono e devono avere anche i quartieri, perché diventano dei momenti di aggregazione sana per tanti nostri giovani che oggi non hanno più dei punti di riferimento, e la giostra è intesa come passepartout, come biglietto da visita insieme a tanti altri patrimoni che ha Arezzo per uscire nel mondo. Ecco, di questo ha bisogno soprattutto la giostra, perché chi la vede dice meravigliosa e forse si conosce ancora troppo poco fuori da Arezzo. Sicuramente, finora è stato un nostro giocattolo, ce lo siamo goduti, ce lo godiamo e dobbiamo continuare a godere. Bisogna rendersi conto che è anche un patrimonio unico nel suo genere. Io penso che ho avuto la fortuna di vedere l'ultima giostra, sia riuscito dalla piazza entusiasta, perché cose del genere, spettacoli del genere se ne vedono veramente pochi nel mondo. Forse non ne siamo abbastanza consapevoli noi, forse c'è qualcosa da fare e lì io spero di avere un rapporto stretto anche non solo con l'assessore di riferimento che è Gamorrini, ma anche con Comanducci che fa la promozione e pensa al turismo e al settore economico, per poter intraprendere insieme un percorso anche di comunicazione inserito in un progetto di marketing dove la giostra può svolgere e deve svolgere un ruolo importante. E